dire un'alternanza rispetto alle varie tematiche, ma le ha ripercorse più o meno tutte da parte dei colleghi consiglieri. Allora, io credo che sicuramente questo è un atto legittimo, ci mancherebbe altro, e credo anche che considerando quella che è l'attività che fai con Fidi rientri comunque assolutamente sì, e non stiamo a ripetere l'importanza di questi tempi già da diversi anni e il potenziamento che anche la Regione ha cercato di dare a questi enti nell'offerta di garanzie o garanzie alle imprese. Sulla questione logistica io sono d'accordo, anzi io l'avrei spostato ancora più fuori se fosse per questo. Esistono zone industriali facilmente raggiungibili, esistono lì strutture non occupate, ma tant'è. Sul parere della circoscrizione io non mi pronuncio, perché noi rispetto alle circoscrizioni, assieme credo al Fiume, la scorsa volta eravamo contrari, per cui voglio dire, credo che ci sia anche una difficoltà, spesso e volentieri, da parte dei componenti delle circoscrizioni di riuscire a calarsi sistematicamente in tutti quelli che sono gli argomenti che il Consiglio Comunale tratta. E lo dico perché è capitato a me anche l'altra volta, quando anche contro voglia dovevo far parte di tutte le commissioni, e le difficoltà sono sicuramente note. Quindi da questo punto di vista io non mi soffermo. Rimarco però sicuramente un aspetto che, seppur nell'esiguità della costruzione, perché non si tratta di un condominio magari meno impattante, la possibilità di forzare un po' la mano, anche se l'assessore ha detto che non lo può fare l'amministrazione, nel cercare una collocazione già pronta o nel fornire una soluzione diversa, forse andava percorsa a tutela di quella che è, di quello che rimane degli spazi utili o non ancora occupati di costruzioni della nostra città. E il nostro voto sarà un voto di astensione, tenendo in considerazione questi elementi. Grazie Presidente. Grazie consigliere. Consigliere Zanolini. Ho il vizio di essere da troppo tempo in questo Consiglio Comunale, così riesco anche a comprendere le dinamiche che ci sono, interpreto anche probabilmente con una certa dose di malizia le cose che sento, e nulla riesco a soffrire meno, proprio nulla riesco a tollerare meno, scusate, che l'ipocrisia. È una cosa che riesco proprio giunto a una certa età. Quando io sento un funzionario della prefettura che fa un lungo intervento in cui entra nel merito particolare, proprio riesce a sviscerare che cos'è il confine, dai, a me non la raccontate, forse. Non è così. Cioè, voglio dire, le motivazioni di questo intervento non sono quelle che voglio dimostrare. Non ci credo neanche a me. Neanche se mi mettete in croce ci credo. Posso ipotizzare quali sono le motivazioni. Posso ipotizzare che chi vende il terreno sia esposto con Confidi, ad esempio, che è una cosa che succede frequentemente. Ma non me la venite a raccontare qua sulla pubblica utilità e via dicendo. Non sono nato ieri, forse qualcun altro sì. Non me la raccontate così. O mi dite, guardate, questa è un'operazione in cui il proprietario dell'area deve sanare una situazione e via dicendo. Allora, se è così, riesco anche a capire che si faccia un'operazione del genere. Se no è vero quello che hanno detto alcuni, che voi nel mentre teorizzate il fatto che bisogna coprire spazi che sono stati costruiti e non vengono utilizzati, e dicendo, nel mentre fate questo, mi proponete di costruire ex novo degli uffici quando ogni città rigurgita gli uffici non utilizzati. Ma siete matti? No, non siete matti, non siete una giunta di matti, non c'è un sindaco folle, non c'è una maggioranza folle, siete delle persone normalissime. Quindi non è così, neanche non mi convincerete che siete nati.
non riuscite a convincermi di questa cosa. Allora, guardate, per il fatto che non me l'avete raccontata giusta, io vi voto no. Se mi aveste qua detto con chiarezza, guardate, non servono tanti ragionamenti, c'è, come dire, questa situazione, si interviene su questa situazione, avrei votato a favore, così no. E quindi voto. Bene, consigliere del bene. Prego. Il nostro sarà un voto convintamente contro, e essenzialmente sul piano della scelta politico-amministrativa di consentire la creazione di spazi nuovi per attività direzionale rispetto all'utilizzo di quelli che ci sono, al recupero di quelli che sono in area pregiata al centro di Pordenone, e quindi il giudizio è politicamente contrario. Dopodiché anch'io mi chiedo, mi faccio una considerazione: come mai abbiamo fatto lavorare mesi ottimi funzionari, grandi competenze professionali, per trovare una giustificazione su confidi che, ripeto, si poteva fare molto più semplicemente, senza creare troppo ragionamento intorno a chi fosse confidi? Sappiamo chi è, non è inutile sciorinare elementi positivi, perché li ha fatti dove è adesso o dove era prima, non sicuramente dove dovrà andare, ma secondo me era molto più pulito, più corretto, via pulito, molto più corretto e molto più utile quello che chi chiede, virgola, verificato realmente i titoli che ne ha per poterlo presentare, perché non risulta che la proprietà abbia fatto domanda, avesse chiarito, portato una sentenza, eccetera, nel quale fosse indiscutibile che è di interesse pubblico. Allora non è il problema se è o non è interesse pubblico confidi, non è quello il problema, il problema è della scelta urbanistica di quella trasformazione che non ha, secondo me, senso di pubblica utilità indipendentemente da confidi, e che sia così forzatamente supportata. Ovviamente questa scelta è una scelta che cambia il valore di quel immobile, e quando si fanno trattative che cambiano il valore degli immobili, volenti o nolenti, ci si espone a valutazioni circa la giudizio di perfetta legalità o meno di alcune operazioni. Tutti siamo convinti che al momento, per quanto conosciuto, non ci siano patenti illegalità. Certo che poi che risulta strano che queste deroghe siano votate dai consiglieri, ma l'assessore non vota questo provvedimento. Cosa del problema?